Impazzisco perché vorrei capire. Vorrei capire le strategie della società. Ieri Leonardo, dopo la vittoria contro il Bologna, parla ai microfoni di Sky e dice: tranquilli, se il Milan non andasse in Champions League, indubbiamente forse cederà qualche pezzo, ma certamente non smantelleremo la squadra. E su questo punto non mi ero mai preoccupato, perché altrimenti sarebbe veramente da preoccuparsi se il Milan diventa una squadra che quando ha un buon giocatore lo cede. Ma è l'altra frase che mi preoccupa di più, perché Leonardo dice: ma non aspettatevi grandi investimenti, dunque nel caso che il Milan non andasse in Champions League. Quindi la situazione, il quadro è: il Milan non va, eventualmente speriamo che ci vada, in Champions League, non effettua grandi investimenti. Ma se non effettua grandi investimenti, come potrà costruire una squadra da andare il prossimo anno in Champions League? Andare in Champions League con una squadra che debba colmare il gap con Juventus, e il gap alto con Juventus e con il Napoli. Quindi è una situazione piuttosto contorta, mi sembra un cane che si morda la coda. Ed ecco perché, per questo motivo, io sto impazzendo per capire come il Milan possa colmare il gap nel caso non andasse in Champions League senza effettuare grandi investimenti. Mi sembra una contraddizione in termini, a meno che un eccezionale lavoro di scouting permetta di andare a prendere i giocatori giovani, futuri campioni che non lo sono ancora, ma essendo ormai lo scouting una caccia feroce tra decine e decine di club, tra decine e decine di osservatori sguinzagliati in tutto il mondo, ebbene mi sembra un risultato non facilissimo da colmare. Quindi io mi sarei augurato, indipendentemente dal da questa tassa mortale del financial fair play, che il Milan riuscisse a trovare innanzitutto, non cedere quei 4-5, non ne ha mille, giocatori fondamentali sui quali basare il Milan per i prossimi anni, altrimenti sembra la tela di Penelope. D'inverno cuci ed estate disfi. Quindi ecco che mi auguro che, a differenza di quello che con la solita prudenza Leonardo ieri ha comunicato, mi auguro proprio che il Milan riesca a non vendere i pezzi pregiati e soprattutto a trovare qualche giovane interessante, ma quei due top player, ma soprattutto di personalità che una squadra solo di giovani, e andando a prendere dei giovani, non puoi trovare. Personalità, classe, stile, carisma. Giocatori carismatici, magari meno bravi di un altro, ma carismatici e con grande personalità. Questo deve essere il fine del prossimo mercato del Milan. Giocatori di classe, sì, di stile, sì, bravi, sì, ma soprattutto di carisma e di personalità. Prendendo 4-5 giovani anche bravi, questo gap di carisma e personalità con i top club europei difficilmente lo puoi colmare. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.